Va avanti il progetto ROSA, acronimo di Rete per l'Occupazione e Servizi di Assistenza, che mira a definire i diritti che competono a una categoria di lavoratori, ma per lo più di lavoratrici, che garantiscono aiuto in casa ad altre donne occupate. Parliamo di colf, badanti e babysitter, e quindi di lavoro nero. Gli aspetti più interessanti del progetto sono la possibile professionalizzazione dei servizi di cura domiciliare e la regolarizzazione della posizione previdenziale di chi viene assunto. Si giocano le partite dell'emersione dal nero, delle tutele di natura previdenziale e naturalmente anche, diciamo, un piccolo incentivo concesso a favore delle parti datoriali per contribuire a tutto questo percorso. Chi decide di assumere assistenti familiari potrà godere dei contributi economici previsti in base all'indicatore del reddito, l'ISEE. Più precisamente, fino a 15.000 euro si otterrà il rimborso del 100% dei contributi previdenziali. Oltre i 15.000 e fino ai 20.000 il contributo scende al 60%, mentre dai 20.000 ai 25.000 euro al 40%. Il rimborso massimo previsto è di 2.500 euro per 12 mesi, cifra corrispondente ad un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno di 10 ore al giorno. Comporta una rivoluzione che noi abbiamo sempre chiesto, insomma, una rivoluzione culturale, cioè di dare dignità al lavoro che si svolge nelle famiglie, perché purtroppo nella nostra cultura, così come non si valorizza il lavoro della donna o in generale di chi accudisce alla casa e fa parte del nucleo familiare, a maggior ragione non si dà valore a chi entra anche dietro compenso. Gli interessati hanno tempo fino al prossimo 12 dicembre per presentare domanda di assunzione di collaboratori familiari.